Ciao ragazze, bentornate sul canale e benvenute in un nuovo video. Spero che abbiate passato un buon Ferragosto. Oggi parleremo di saldi, vi mostrerò tutto il mio shopping che ho fatto in queste prime 2 settimane e credo che sia anche l'ultimo. In realtà non ho trovato tantissimo e quelle poche cose ve le ho già mostrate velocemente su Instagram per chi mi segue lì, però so che non tutte quante, insomma, avete un profilo Instagram o comunque guardate le stories e quindi ho pensato di realizzare questo video riassunto per farvi vedere tutto quello che ho preso, per parlarvene un pochino meglio, sia per quanto riguarda visibilità, taglie, qualità, se mi sono pentita di aver acquistato queste cose, se le sto utilizzando oppure no. Quindi spero che possa esservi utile in qualche modo e se ancora sono reperibili troverete tutti i link di riferimento giù nell'info box. Ma prima di iniziare, come sempre, vi invito ad iscrivervi a questo canale se ancora non l'avete fatto, se siete nuove, se siete passate di qui per caso, e a lasciarmi un pollicino in su di supporto per farmi capire che il video vi è piaciuto e vi è stato utile. Direi di partire da una delle cose che sto utilizzando di più in assoluto e che mancava nel mio guardaroba, ovvero questo shorts di jeans bianco modello a caramella a vita alta di Terranova. Come vi avevo già preannunciato nel video sugli shorts che vi lascio qui, nel caso non l'aveste ancora visto, avevo preso lo stesso modello in beige l'anno scorso e mi ero trovata benissimo. Per questo motivo sono ritornata e l'ho acquistato. Questo a prezzo pieno veniva 20 e scontato l'ho pagato 13 euro e comunque devo dire che gli vale, mi piace molto come sta addosso e anche il materiale, il jeans non è eccessivamente spesso e doppio, quindi è perfetto insomma per adesso che fa caldo. Lo trovate in differenti colorazioni, quindi davvero ce n'è per tutti i gusti. Un capo che invece non ho acquistato in saldo ma che vi consiglio caldamente è questa fascia reggiseno di Intimissimi che cercavo da un po' di tempo, devo essere onesta. Io utilizzo quelle Litide Zenis per il periodo estivo perché comunque si possono staccare le bretelle come in questo caso, però diciamo che come vestibilità non li trovo particolarmente comodi e questi invece devo dire che lo sono. Anche qui io ho tolto le bretelle e li trovate in tantissimi altri colori. Ho scelto la colorazione seta, che è quella più chiara, che si abbina di più al mio colorito in questo momento. Il modello si chiama Gioia e come vedete è un pochino imbottito, quindi ha questo effetto push up ma non troppo, e per chi come me non ha un seno super prosperoso devo dire che è perfetto perché lo abbraccia bene e non se ne scende, perché comunque qui c'è tutta questa banda in silicone sia nella parte superiore che inferiore che impedisce di far scendere giù la fascia se non la utilizzate con le bretelle. Io preferisco toglierle perché comunque indossando sempre dei top con lo scollo a barca o comunque top classici con le bretelle non mi piacciono che si vedono queste che scendono, che poi dopo un po' si smollano, quindi anche no. Costano 25,90 euro, c'è anche beige più scuro, beige più chiaro e nero. Sicuramente tornerò a prendere quello beige più scuro perché lo utilizzo tantissimo. Sul sito di Motivi invece, sempre in saldo, ho preso questa blusa in chiffon verde acqua con tutta questa stampa floreale colorata, davvero bellissimo, ha lo scollo halter e poi questo mega fiocco che si annoda qui sul collo. È un pochino trasparente, quindi al di sotto ad esempio ci sta benissimo la fascia che vi ho mostrato prima. E mi piace veramente, ma veramente tanto. Questo onestamente non mi ricordo quanto venisse. Mi sembra di averlo pagato intorno ai 40-45 euro. E niente, fatemi sapere voi con che cosa l'abbinereste, ma soprattutto per quanto riguarda i colori, perché ecco, io ci metterei al di sotto qualcosa di bianco, un pantalone bianco, ma anche rosa cipria, non lo so. Non mi azzarderei con il blu perché comunque non lo utilizzo tantissimo. So perché alcune di voi me l'hanno detto su Instagram che c'è anche la versione a vestito lungo, quindi se avete delle cerimonie oppure degli eventi in programma ve lo consiglio tantissimo, un po' stile impero, è favoloso. Me l'ha fatto vedere una ragazza la settimana scorsa, peccato che io non ho nessuna occasione perché altrimenti l'avrei acquistato subito.
Passiamo poi ad un paio di scarpe. Queste o si amano o si odiano, me ne rendo conto. Sono un paio di infradito color argento con tutti questi strass sul davanti, super comodi perché hanno la molla qui sul retro e la para fatta così in gomma bianca, quindi diciamo che hanno un allure un po' casual, però non quel casual troppo sportivo, perché comunque la parte di sopra è impreziosita con tutti questi strass, brillantini, eccetera eccetera, quindi non sono niente male. Allora, io questi li ho presi in un negozio della mia zona, però molto probabilmente potete facilmente reperirli da Globo o al mercato, perché sono, diciamo, quei modelli che trovate in questi posti. In realtà queste sono di mia mamma, io me le sono arraffate perché abbiamo lo stesso numero e quindi questa settimana le indosserò io, però sto pensando di andarne a prendere un paio, anche per me, magari in un numero in meno, perché queste sono 37, forse su di me il 36 andrebbe un pochino meglio, però non so se ci sono ancora le taglie. C'erano diversi modelli, anche diverse colorazioni, neri, bronzo, dorato, molto molto carine, costavano intorno ai 16 euro. È arrivato il momento del completino della discordia. Per chi mi segue su Instagram sa di che cosa sto parlando. Allora, appena iniziato i saldi, quindi il 1 agosto, sono andata in questo negozio in un centro commerciale qui della mia zona e ho preso questo completino qui, che molto probabilmente avete visto e stravisto su Instagram. Una ragazza mi ha detto che Chiara Ferragno indossava un completino simile di Vicolo, che però aveva il fondo non nero ma sul rosa bianco. Infatti poi mi ha mandato la foto ed effettivamente il completino è lo stesso. Diciamo che questo è un inspired ed è caratterizzato dalla parte di sopra, che è questo top a bande elasticizzato con le bretelline così e con i fiocchetti, molto carino, e la parte di sotto invece è una classica gonnellina vita alta con la doppia balza. Devo dire che veste bene, perché comunque è una taglia unica. Il problema qual è stato? Che in questo negozio veniva venduto a prezzo pieno per 60 euro, io in sconto l'ho pagato 42 e poi ho scoperto tramite voi che invece, ecco, il prezzo originale era di 18/20 euro, quindi diciamo che sono rimasta parecchio contrariata. In realtà lo immaginavo che comunque il prezzo fosse stato un pochino rincarato, me ne sono resa conto, perché comunque il tessuto sì, non è malvagio, ma non è tutta questa grande qualità. Tornassi indietro lo riprenderei? Probabilmente sì, lo riprenderei lo stesso, perché comunque lo sto indossando tanto, devo ammetterlo, e comunque il tessuto è fresco pur essendo sintetico. E mi piace come mi sta addosso, quindi sì, perché no. L'unica cosa che forse mi disturba un pochino è il fondo nero, forse l'avrei preferito più chiaro, però insomma va bene così, pace alle 42 euro, alla fine lo sto sfruttando, quindi va bene lo stesso. Da Pull&Bear invece ho preso due capi non in sconto. Il primo è questo toppino che sto indossando in questo momento, color verde menta, che è un crop top, non so se riesco a farvelo vedere, ecco, è così, ha lo scollo intrecciato e poi la manica a palloncino, che io amo, la trovo super femminile ed elegante. Mi piace moltissimo lo scollo fatto così, leggermente arricciato, che abbraccia bene la zona del seno. In genere io non prediligo questi scolli qui perché non mi piacciono e trovo che non mi valorizzino, però credo che questo mi stia bene, poi insomma confermatemi anche voi. Ho preso una taglia XS e l'ho pagato 20 euro, e se acquistate dal sito e non potete, ecco, provarlo, vi consiglio di prendere una taglia in più, perché a me sta proprio al pelo, nel senso che mi va bene, però per metterlo e toglierlo faccio fatica, quindi sicuramente una S mi sarebbe stata più comoda, però poi ci sarebbe stato il problema che probabilmente sarebbe stato troppo grande di questo, e quindi vabbè. Va bene lo stesso, molto molto carino ragazze, questo è proprio bellissimo. E insieme a questo ne ho preso un altro molto molto simile, che è questo qui sul bianco, che invece ha lo scollo quadrato, è sempre crop ed ha la manica sempre fatta così a palloncino, ma non come questa che rimane rigida, ma un po' più scesa, arriva quasi a
mezzo braccio, diciamo, e mi ha colpito perché il tessuto è un pochino più spesso e strutturato, e poi perché ci sono tutte queste margheritine ricamate, troppo troppo carino. E quindi niente, l'ho preso, stessa taglia, stesso prezzo, stessa vestibilità. E ultimissima cosa che ho preso è stato questo skirt, che sembra sì una gonnellina, ma in realtà sono dei pantaloncini, fatto davvero super super bene, a parte che mi ha colpito tantissimo sia il colore che il fiocco sul davanti, devo ammetterlo, però vestono molto molto bene a vita alta, questo è taglia unica. L'ho preso in un negozio che si chiama IM Stores e non è la prima volta che compro da loro, credo che ci siano diversi punti vendita un po' in tutta Italia, soprattutto nel Lazio, e questo però non è del brand, nel senso che vendevano altri marchi e questo era un altro marchio che non mi ricordo come si chiama, però comunque lo trovate disponibile sia in lilla che in verde militare. Costava 24-25 euro. Questo l'ho indossato nel video haul di Shein dove vi mostravo i look da spiaggia e so che vi è piaciuto tanto, quindi insomma se vi piace dovreste ancora trovarlo lì. E questo era tutto il mio shopping che ho fatto con i saldi e non durante quest'ultimo periodo. Fatemi sapere giù nei commenti qual è quello che vi è piaciuto di più, di meno, se anche voi avete fatto acquisti, soprattutto dove, che cosa avete trovato, che sono molto curiosa, anche perché non si sa mai che trovo qualche altra cosina anche io. E niente ragazzi, vi mando un bacione fortissimo, ci vediamo qui presto con un nuovo video. Ciao!